Ciao, oggi ti racconto la storia di Davide che ha deciso di utilizzare l'acqua del pozzo che aveva in giardino per riscaldare casa e anche raffrescarla d'estate. Eccoci a casa di Davide, è una casa ristrutturata completamente, ha deciso di fare l'impianto a pavimento su una parte di abitazione e impianto a fancolle su un'altra. Il tutto poi deumidificato e controllato nella qualità dell'aria con un impianto di deumidificazione e di trattamento aria, VMC. Ti voglio raccontare questa storia perché Davide aveva scelto di staccarsi dal gas nella riqualificazione della sua abitazione e voleva farlo con una pompa di calore. Era scettico però su che tipo di pompa di calore utilizzare, ma ti farò raccontare da lui direttamente il motivo della scelta di utilizzare l'acqua del pozzo. Voglio entrare un po' più nel dettaglio invece dell'impianto. Qui, come ti dicevo, abbiamo un impianto a pavimento con un pavimento in legno e che viene riscaldato e raffrescato d'estate. Infatti verrà fatta circolare acqua a 15, 16, 17 gradi e con l'impianto di deumidificazione poi verrà controllata l'umidità per evitare la formazione di condensa. Bene, dai, dopo ti porto in centrale termica, ti mostro i componenti. Prima però volevo farti sentire e raccontare direttamente da Davide il motivo per cui ha scelto una pompa di calore geotermica invece che aria acqua. Ciao Davide, allora perché hai scelto una pompa di calore che usa l'acqua del pozzo anziché utilizzare l'aria come la maggior parte della gente può pensare e associare alle pompe di calore? L'ho scelto uno perché sono un po' curioso delle nuove tecnologie e due perché volevo valutare qualcosa di diverso rispetto al classico gas metano e quindi mi sono un po' informato e visto che vivo anche in una zona ricca d'acqua, ho deciso di sposare con te questo progetto di acqua-acqua, questa macchina che magica che trasforma in calore attraverso l'acqua e così abbiamo continuato questo percorso fino al collaudo. Sì, è vero che all'inizio si pensava dove mettiamo l'unità esterna, la mettiamo lì in fondo, no? Ma lì ci passa la macchina e quant'altro. Poi un giorno è venuto fuori Davide e mi ha detto: oh, ma guarda che io ho il pozzo con l'acqua che viene fuori perché già la uso per altre cose. E da lì poi tutto è nato e si è sviluppato in questo È senso. vero. Ecco, e un'ultima domanda, e perché ti sei fidato di noi? Cosa hai trovato in noi magari che da altre parti non trovavi? Diciamo che ho un po', come dire, sono curioso, sono un po' deformato tecnologicamente e ho visto che soprattutto nel periodo invernale le altre macchine, così leggendo nelle recensioni, avevano delle difficoltà, soprattutto nei consumi energetici elevati, nel riuscire a mantenere calda l'acqua per un po' rendere secondo lo standard. E invece le macchine, ho visto che avevano delle prestazioni migliori perché probabilmente hanno una tecnologia migliore. Chissà, lo vedremo, questo lo vedremo. Lo vedremo. Bene, ti ringrazio intanto della fiducia e adesso andiamo giù in centrale termica. Eccoci in centrale termica, non prendere paura perché è ancora un po' in alto mare perché stiamo facendo i collaudi della pompa di calore per riscaldamento e quella per acqua calda sanitaria e poi tutto l'impianto di distribuzione che è gestito da un'altra elettronica. Qui abbiamo due pompe di calore. Una dedicata al riscaldamento, che è una geotermica acqua-acqua. Te l'ho lasciata aperta per mostrarti il concetto del box in box, che ho già ripreso in altre circostanze. Tutto il gruppo frigo è qui all'interno. In caso di anomalia del gruppo frigo, è possibile estrarre questo box in 5 minuti, semplicemente con 4 manicotti, e poterlo riparare in officina. E nel frattempo dare all'installatore e al cliente la garanzia di avere già un cuore e un compressore nuovo installato dopo altri 15 minuti. Quindi tutto questo serve per avere un'assistenza molto rapida in caso di anomalia. La pompa di calore lavora su un puffer di acqua tecnica, in questo caso da 200 litri, dove viene accumulata l'acqua per il riscaldamento e per il raffrescamento. E poi una serie di pompe invece vanno a spillare, prendere l'acqua da questo puffer per poi andare verso l'impianto. C'è la pompa a bassa temperatura con la sua valvola miscelatrice, quindi una valvola che miscela la temperatura dell'acqua in base alla temperatura esterna. C'è la pompa dell'alta temperatura e c'è la pompa del deumidificatore, perché qui abbiamo un deumidificatore con il compressore al suo interno per controllare l'umidità all'interno dell'abitazione.